Ciao a tutti e benvenuti ad Anteprima Cinema. Vediamo insieme le notizie di oggi. Nicolas Sarté, produttore francese di The Hurt Locker, è stato escluso dalla notte degli Oscar, poiché ha inviato una lettera ai membri dell'Accademia chiedendo loro di premiare il suo film indipendente anziché un film costato 500 milioni di dollari. Il riferimento ad Avatar sembra chiarissimo. Il regolamento però è chiaro, non è possibile agli Academy Awards dare opinioni negative su altri film in concorso. C'è un'attrice che è ormai entrata nell'immaginario e nella storia del cinema mondiale da tempo, Susan Sarandon, attrice di successo che ancora sa come affascinare il mondo intero, oltremodo sensibile al tema del femminismo. In un'intervista ammette che sarebbe felice un giorno di vedere finalmente una donna alla Michelle Obama alla presidenza degli Stati Uniti. Kim Rossi Stewart è il protagonista del film su Renato Vallanzasca che Michele Placido sta girando in queste settimane. La pellicola si intitola Il fiore del male, è tratto dall'omonimo libro autobiografico di Vallanzasca e prodotto dalla 20th Century Fox Italia. Il famoso criminale degli anni 70, autore di rapine, omicidi e sequestri, attualmente in pena per 260 anni di reclusione e 4 ergastoli, viene trattato da Placido nel suo lato oscuro che vigeva al fianco della personalità criminale. E ora vi lascio con il trailer di oggi. Un po' ingombrante. Raccogliete tutto quello che vi serve che dobbiamo partire. Ora, tra un poliziotto tutto casa e lavoro e un boss pentito molto ricercato. Che bella barca. Io le ho appena fatto vedere la prua, lei me la fa vedere a poppa. Scoprirà che cambiare vita non è poi così facile. Cos'è quelle bionde tristezze che ti è scesa sul viso in piscina in Cusana? Hai finito con Sofia Loren, ma cominciamo con Sandra Mondaini. La valigia sul letto, dal 12 marzo al cinema. Per oggi è tutto, arrivederci alla prossima puntata di Anteprima Cinema.